Buongiorno, come state? Allora, oggi per noi è martedì 22 giugno, sono le 9:20 del mattino, siamo in macchina dietro c'è Lorenzino, adesso arrivano anche mia mamma e Edo, che sono andati un attimino in panetteria, perché andiamo in piscina, finalmente, la nostra prima piscina dell'anno. Oggi, siccome non fa, le previsioni non danno né troppo caldo né troppo freddo, secondo me era la giornata perfetta, anche perché poi qua adesso a Torino c'è il ponte e ho paura che nei prossimi giorni ci sia troppa gente e quindi siccome l'estate vola oggi all'ultimo abbiamo deciso di andare in piscina. Sarà la prima volta in piscina anche per Lorenzino. Vedremo, andiamo nella piscina dove ci sono gli scivoli. Ovviamente Lorenzo non farà gli scivoli, però voglio vedere la sua reazione in piscina, vediamo un pochino. Adesso sto solo aspettando mia mamma e Edo e poi partiamo. Siamo arrivati, mamma mia, non mi sembra vero, l'ho sognata così tanto questa piscina, finalmente eccoci qua, un po' di normalità. Qui c'è Lorenzino. Che cosa? Ah, tu entri in tutte le piscine? Ah, quella grande no. Ci mettiamo il costumino, ci mettiamo il pannolino. Ci mettiamo il costumino, ci mettiamo la cremina, eh? Ma ciao! Abbiamo messo il costumino, la cremina, adesso mettiamo il cappellino e andiamo? Andiamo in piscina? Amore mio, è la tua prima volta in piscina, eh? Ma già! Entriamo in piscina? Entriamo! Lorenzo si è addormentato sotto l'ombrellone con mia mamma nel passeggino che dorme e io sono qui che guardo Edo in piscina che ha fatto amicizia con i bimbi che stanno giocando. Allora, aggiornamento piscina.
questo bimbo ha fatto una nanna di praticamente 2 ore e mezza. E io e mia mamma abbiamo fatto un po' a cambio, stavo un po' con Edo, poi stavo un po' con Lorenzo. Quando stavo qua con Lorenzo ne approfittavo per stare un po' sdraiata e riposarmi un po' anch'io, che stanotte è stata tremenda. Comunque Lorenzino ha fatto un po' di ciac ciac con i piedi, un po' con le manine, però poca roba perché l'acqua era proprio, è proprio tanto fredda per lui, secondo me non è ancora, non mi sono fidata a immergerlo completamente, anche perché piangeva, quindi per lui è troppo fredda. Poi faremo acquaticità con la piscina bella calda calda riscaldata, o anche perché in questi giorni ha fatto freddo, quindi magari anche per quello che l'acqua non è tanto calda. Adesso è bello riposato, adesso provo a fargli bagnare di nuovo un po' i piedini, è stato più tranquillo perché prima aveva anche sonno. Adesso riproviamo, l'ho cosparso tutto di crema protezione 50 al pannolino, quello per l'acqua, però mi sa che gli lascio anche la maglietta perché sono le 4 meno un quarto, paura che faccia ancora troppo caldo, ci sia ancora solo il troppo caldo per lui. Sono messo anche il cappellino e vediamo. Ma ciao Lorenzo, abbiamo fatto pausa gelato. Io ho preso questo qua, il nuovo Magnum al caramello, mi pare che sia, Edo il suo cremino. Buono? Sì. Sei contento? Sei contento? Sì. E tu? E tu? Devi ancora aspettare per il gelatino. Oh già. Sì. Scappato. Allora rieccomi, buongiorno, oggi è sabato,
fatto una piccola pausa, ve ne ho parlato anche nell'ultimo vlog che è uscito martedì, perché praticamente quel giorno in cui siamo andati, martedì, siamo andati in piscina, praticamente ve l'ho già raccontato nell'ultimo vlog, ma per chi non l'avesse visto faccio un rapido riassunto. Praticamente mi sono svegliata che ero un po' stanca, avevo mal di testa, un po' di malessere generale, pensavo fosse solo proprio un po' di stanchezza. In realtà al ritorno mi è venuta la febbre, ho iniziato a stare male e alla fine ho scoperto di aver avuto una mastite, avevo una mastite in corso. Per fortuna l'ho presa tra virgolette in tempo, quindi sono riuscita a trattarla anche abbastanza in fretta, tranquillamente. Però appunto poi non ho più registrato, e anche quando ero in piscina comunque ero un po' sottotono. Poi adesso guardando le immagini ero anche un po' pallida, però vabbè, lì per lì io pensavo fosse solo proprio stanchezza, e invece no, anche perché attribuisco questa cosa al fatto che la notte appunto avevo dormito malissimo. Lorenzo veramente si attaccava ogni mezz'ora, ogni ora, e ero così stanca che probabilmente lo attaccavo anche maluccio, e quindi l'attacco non buono insomma ha influito. E poi soprattutto c'è stato un lasso di tempo molto lungo in mattinata in cui Lorenzo non ha voluto la tetta, e quindi ha creato questo ingorgo. Probabilmente immagino che sia le uniche cause siano proprio queste qua, però insomma è andato tutto bene, me la sono cavata con poco. E però appunto adesso voglio tornare in piscina, rivivermi tranquillamente la piscina, perché me la sono goduta, ma così così, perché ero proprio un po' fiacca. Infatti quando Lorenzo dormiva mi sono non riposata, sì, ero sotto l'ombrellone con lui, mi davo un po' il cambio con mia mamma, però sono stata tanto sotto l'ombrellone con Lorenzo. E poi tra l'altro Lorenzino, come vi dicevo, ha fatto un po' ciaf ciaf nell'acqua, però l'acqua era fredda e quindi appena gli mettevamo i piedini nell'acqua lui piangeva, non voleva. Poi dopo un po' ci ha fatto l'abitudine, là che ride con suo papà, e ci ha fatto l'abitudine, pian piano si è abituato, però non me la sono sentita di immergerlo totalmente, perché non era ancora pronto, poi l'acqua non era tanto calda, quindi si è divertito a fare ciaf ciaf appunto nell'acqua, ma più di quello non abbiamo fatto. Però tanto faremo acquaticità, che iniziamo a luglio, che anche Edo finisce la scuola, così facciamo un'attività sia con Edo che con Lorenzo in due giorni diversi. Tra l'altro quando stavamo tornando abbiamo beccato un temporale, proprio una tempesta, anzi bomba d'acqua l'hanno chiamata qua a Torino, e infatti stavamo andando praticamente a 30 all'ora, ci abbiamo messo un'eternità a tornare a casa perché c'era proprio una tempesta, però ce l'abbiamo fatta. E spero di tornare più spesso in piscina con i bimbi, perché Edo si diverte un sacco, vero Edo? Sì, io mi diverto come una bomba. Ti piace andare in piscina? Sì, che bel sole. Vedere? Guarda. Hai disegnato tu? Sì. E poi cosa hai scritto lì? Il tuo nome? Sì. E guarda qua. Vuoi vedere come l'hai scritto bene? Edoricadina. Edoardo hai scritto lì. No, ho scritto. Eh? Ho scritto skateboard. Skateboard? No, c'è scritto Edoardo lì. Lo skateboard. Stai disegnando uno skateboard? Sì. Che bel disegno. Cosa ci sono? Due mulini a vento, poi? E poi un bambino sullo skate arcobaleno. Ma che bello! Bravo amore! Molto bello il tuo disegno. Lorenzo e il papà sono di qua. Cosa fate? Mi sa che Lorenzino ha un po' di sonno, vero? Tra l'altro oggi è venuta mia mamma qua a casa e è stata un'oretta e mezza con i bimbi, e io e Adi siamo andati, ho dato la tetta a Lorenzo, così sono andata con calma e tranquilla, e io e Adi siamo andati a fare la spesa per la prima volta dopo un'eternità veramente,
Stiamo andando noi anche perché adesso Lorenzino inizierà lo svezzamento e ci tengo a scegliere io le cosine, a fare io la spesa, insomma, andare di persona e scegliere io le cose. E quindi, insomma, abbiamo fatto una bella spesa e ho preso anche, sono andata anche dal fruttivendolo a prendere, ho fatto un po' di scorte di frutta, di verdura, di quella buona, appunto, del contadino, perché appunto inizieremo a fare lo svezzamento di Lorenzo, voglio prendere cose buone, e, però insomma poi ve ne parlerò. Tra l'altro ho già fatto qualche assaggino qua e là e mi sembrava molto interessato al cibo, quindi insomma ci siamo, è ora. E niente, io sono venuta qui a concludere il video, anche perché appunto come vi ho detto martedì poi non ho più registrato, era martedì, sì, non voglio perdere i colpi, ma dovrebbe, sì, era martedì, e non ho più registrato nulla, ho tardato anche il video, sì è vero, non è uscito martedì il video, come vi ho detto prima, è uscito mercoledì, perché ho avuto bisogno di un attimino di tempo per riprendermi da questa mastite, però insomma è andata bene perché ho sentito storie molto peggiori. Comunque insomma adesso sono tornata, e però vi volevo spiegare un attimino perché c'è stato questo stop in questo video. Tra l'altro ho iniziato anche un nuovo vlog, ho iniziato a girare un nuovo vlog perché appunto siamo andati a prendere il seggiolone di Lorenzo nuovo, perché l'altro l'abbiamo venduto, e insomma non vedo l'ora di farvi vedere tutto, e niente, vado davvero. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram, sono annagloria91. Se questo video ti è piaciuto metti un mi piace, e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Niente, vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!